dal 2011 al 2015, quanto è cresciuta la richiesta di congedi per legge 104? Ecco qua, guarda, dal 2011 al 2015 è cresciuta di 106.000 richieste in più. 106.000. 106.000. E ricordo che la norma è a tutela dei diritti dei disabili e disciplina l'assistenza da parte dei loro coniugati. Quindi, negli ultimi 5 anni, disabili, coniugati, parenti che hanno un problema di disabilità o grave malattia, grave, sono aumentati di 100.000. 100.000. Tra l'altro, questi aumenti, secondo un dossier pubblicato da Repubblica, sono aumentati di 4 volte di più nel settore pubblico di quanto è avvenuto nel settore... Scusami. Vediamo, abbiamo un'altra... Questa è fonte IMSS. Il settore privato del 13,5%, il settore pubblico 13,5%, quello privato del 3,5%. Il problema in questo momento, in questa società, che la gente non ama più quello che fa, ma se è costretta, per lo più delle volte, ad accettare la prima cosa che capita e quindi di conseguenza la vive come una con frustrazione e cerca ovviamente tutte le scappatoie possibili per cercare di evadere, di farsi i fatti suoi. Detto questo, noi abbiamo permesso, con tutta una serie di tutele esagerate, nettamente esagerate, di far sì che tutti esistano i furbetti. Esistano che ci siano dei furbetti che danneggiano le persone che hanno veramente bisogno, furbetti che danneggiano tutte quelle persone che hanno bisogno di lavoro, quelle persone che hanno bisogno veramente, che hanno dei problemi familiari reali. Questa è la realtà e gliel'abbiamo permessa noi perché siamo stati capaci di distinguere. Io ricordo ancora quello che successe alla Malpensa, quando furono filmati i lavoratori che rubavano dentro i bagagli. Il sindacato li difese. La loro prima reazione fu difenderli, ma non è con la colpa del sindacato, è l'approccio che abbiamo noi nei confronti di determinate persone, di determinati fatti. Mentre in altri siamo subito pronti a giustiziare chiunque, nei confronti di altre situazioni siamo sempre garantisti, sono sempre questo è il vero gruppo, problema. Avvocato Re, di persone di Agrigento che è stato indagato, ci sarà un processo perché si dice, secondo l'accusa, che avrebbero abusato della 104, cioè questa legge che servirebbe soltanto per i disabili. Però nel sud abbiamo visto che c'è un'esplosione della 104 e in più nel pubblico impiego. Che sta succedendo, avvocato? Sì, la legge 104 dà alcuni benefici e rientra nel novero delle pensioni di invalidità in genere. Consideri che in Italia sono 3 milioni le pensioni di invalidità. E poi mi viene diagnosticato. No, avvocato, parliamoci chiaro. Invece... No, avvocato, ad Agrigento, come in tante altre città, sì, che cosa è successo? Che non si andava al lavoro perché si diceva che la suocera o la zia erano pesantemente invalide. Questo è il punto. Che c'entra questo però col lavoro? Questo ci deve aiutare a capire. Sì, perché io ho un lavoro, mia zia sta malissimo e io vengo considerato l'unico che le può dare una mano. Questa è la sostanza, no? La 104 è una legge di civiltà di questo paese. Ho capito, a dire solo, che di civiltà sono voi tutti, Barbagallo, lo sappiamo. No, sto finendo, se non finisco... Perché c'è un'applicazione sbagliata e non ci sono i controlli. Bisogna evitare che ci sia l'abuso, questo non impedire la legge, perché chi è che ha diritto deve poterlo esercitare, certo. Una legge di civiltà, bisogna colpire coloro che fanno le 104 fasulle e coloro che non controllano, diciamo, quello che e si chi è che deve controllare? Lo Stato, allora, il paese. Tema, cioè, cosa vuoi dire? Noi adesso stiamo parlando dei furbetti, questi poveri perché sono dei poveracci e dei cristi. Ma questo è un paese pieno di furbetti. Ma quello che succede nelle banche, quello che è successo in Alitalia, che era un'eccellenza italiana, quella non è furbetti, è una mentalità, è una filosofia. Proprio una filosofia che ormai ha preso il Io vi dico una cosa, e oggi proprio faccio l'editorialista. Se io dovessi avere pochi anni, stare in una scuola, il mio professore di diritto, pochi anni inteso che ancora vado a scuola, il mio professore di diritto presenta il primo giorno di scuola, si presenta il 23 e poi dopo dice il 23 di dicembre che torna il 9, secondo voi io faccio 3 all'Italia, 204, cosa faccio quando ho 30 anni? Che cosa mi ha insegnato quel professore, il professore di diritto? Avrà rispettato tutte le leggi, ma avrà fatto la massima ingiustizia. Sì.
parliamoci chiaro. Hai ragione Salvatore, ma è da lì che dobbiamo iniziare. Questa non è retorica, ma se tu fai vedere che il professore più paravento non lavora neanche un giorno perché ha tutti quanti i diritti, esatto, votati dal Parlamento, è l'insegnamento che diamo. Certo. Qua Barbagallo, inutile che diciamo che sono leggi di civiltà. Io voglio sapere domani mattina qualche legge precisa per cui si faccia in modo che non si abbia un aumento solo al sud di 104. Non è possibile. No, però non c'è. Perché soltanto nel pubblico e solo al sud sono aumentate? Io vengo dal sud. Lei mi deve spiegare perché lì è il problema. Io lo voglio capire.